E come ogni mese, come avete visto dalla nostra sigla, attorno al nostro Market Star, questo è il primo appuntamento peraltro dell'anno, del 2020. Sarà un appuntamento ancora più ricco perché, come spesso facciamo, faremo una sorta di bilancio e quindi in questo caso il bilancio si riferisce proprio all'anno che abbiamo appena archiviato, quindi il 2019. L'avevamo promesso, se ben ricorderete, nell'ultima puntata invece del 2019, che ci saremmo ritrovati e avremmo ripercorso mese per mese. Sarà anche interessante magari capire quali sono stati i market mover, qualcuno anche che abbiamo magari dimenticato. Sara Silano, Morningstar Italy, ben trovata, perché lo faremo soprattutto con te. Bentrovati a tutti i telespettatori e buon Non è che anno. ci si dimentica delle cose, però, come ben sappiamo, ci sono stati effettivamente dei temi e dei market mover, soprattutto, e quindi magari altri aspetti li abbiamo un po' archiviati automaticamente, no? E quindi li rivedremo E tutti quindi li oggi. vedremo tutti, noi non ci accontentiamo di nulla. Non faremo solo questo, in realtà dal bilancio del 2019 cercheremo anche di guardare in prospettiva futura, ovviamente, perché non restiamo ancorati nel passato e quindi cercheremo di capire anche quali sono le soluzioni di investimento sulle quali puntare e alle quali guardare, sia sul fronte azionario che obbligazionario, multi-asset, insomma. Faremo anche qui un bel riepilogo con Giovanni De Mare, che torna a trovarci, grazie, Director Italy Sales Alliance Bernstein. Grazie Manuela e buon anno a tutti i telespettatori. Vero che a volte le cose bisogna ribadirle, no? Assolutamente, ricordarle è Anche importante. ricordarle è importante. Allora, intanto la prima domanda che rivolgo a entrambi, poi li declineremo in base alle vostre specifiche competenze, è come abbiamo archiviato il 2019, Sara? È stato sicuramente un anno positivo sia per i mercati azionari che per i mercati obbligazionari, quindi forse un anno che per gli investitori si potrebbe dire da archiviare perché abbiamo avuto rialzi generalizzati, peraltro senza perdere i benefici della diversificazione e quindi anche della capacità dell'obbligazionario a fare da protezione comunque dalle oscillazioni, che sono state ben poche, però ci sono state del mercato azionario. È d'accordo? Assolutamente, i mercati azionari del 2019 sono stati un anno abbastanza singolare, dove magari alla fine del 2018, con una chiusura non proprio esaltante, direi, anzi, per la verità molto, molto negativa, le aspettative per il 2019 erano molto, come dire, molto caute, per cui i risultati a chiusura del 2019 hanno un po' smentito questa paura d'inizio del 2019. Infatti, molti definiscono proprio il 2019 come un anno straordinario, anche Assolutamente. per queste questioni. Adesso dobbiamo capire che come si è aperto il 2020, però a questo punto partiamo già da gennaio del 2019, no? Cercando di capire se in qualche modo si sta replicando la stessa situazione. L'inizio del 2019 è stato caratterizzato proprio da questi volumi attraenti, possiamo definirli così. A tuo parere, Sara, siamo partiti con lo stesso passo? Siamo in una situazione completamente diversa dall'inizio del 2019, perché all'inizio del 2019 i mercati avevano il fiato sospeso, c'erano stati dei ribassi significativi alla fine dell'anno e quindi le valutazioni erano più attraenti sicuramente per effetto di questi ribassi. Ora partiamo da valutazioni molto più elevate, forse adesso vedremo il Sì, arriva grafico subito, delle esatto. valutazioni e vediamo una mappa che è molto più colorata, nel senso di, ecco, noi qui appunto a destra vediamo 2019, a sinistra è quello che era il 2018 e vediamo appunto i colori più intensi dell'arancione al rosso che indicano proprio che i mercati, alcuni mercati in particolare, sono sopravvalutati, come ad esempio quello americano. Quindi partiamo da valutazioni che sono meno attraenti di un anno fa e soprattutto partiamo con meno opportunità di acquisto del mercato rispetto a un anno fa. Ecco, anche su questo è d'accordo, insomma, partiamo in modo meno attraente, anche se vuole portare degli esempi direttamente, dottor De Mare, però è d'accordo con l'analisi di Sara. Sì e no, nel senso che sicuramente il 2019 diciamo, ci ha lasciato, come dicevo, un po' con l'amaro in bocca, e il 2020 è sicuramente diverso dall'inizio del 2019 dell'anno scorso. La verità è che però se ragioniamo su come è cresciuto il mercato azionario nello scorso anno, di fatto abbiamo semplicemente recuperato le perdite del 2018. Quindi c'è stato un 27% di crescita dell'MSCI World in valuta locale, il che significa che abbiamo recuperato il picco di settembre del 2018 dopo ottobre 2019. Quindi di fatto è vero che le valutazioni sono un po' più care, ma rispetto a cosa? Rispetto
cioè rispetto a quelli che erano i valori prima dello storno, e poi il ragionamento secondo me si può sviluppare un po' guardando quello che è successo sempre nel 2019, perché cosa ha contribuito a questa crescita dei mercati azionari? Sicuramente le large cap americane, sicuramente se guardiamo i mercati emergenti che generalmente sono stati un po' più deboli, la Cina in particolare è cresciuta molto bene. E se andiamo a differenziare tra stili di investimento, sicuramente lo stile growth ha performato più del value. Una delle domande dello scorso anno era un ritorno di fiamma per le azioni cosiddette value, cosa che c'è stato solo in un mese, se vogliamo, ma di fatto hanno dominato tutto l'anno le azioni growth. E infine le azioni cicliche, che sono quelle che rispetto, diciamo, a quelle più tradizionali, hanno sovrapperformato in larga parte rispetto appunto al complesso degli altri settori. Quindi, Ecco, visto che stiamo parlando proprio dell'autolocazionario, questo trend, diciamo così, che si è manifestato l'anno scorso, ce lo portiamo anche però nel 2020, quindi in questa prima fase quantomeno dell'anno. certo, la domanda di tutti noi nel 2020 è sempre se potrà continuare come il 2019, no? La Certo, stessa cosa appunto. ci facevamo nel 2019, se Ci chiediamo eravamo. però se arriverà mai questa risposta, perché poi non Esatto. è Il facilissimo. ragionamento è, secondo me, sempre abbastanza, come dire, semplice da fare per certi versi. Da un lato, noi ci affacciamo a un anno dove, allora, guardando i sondaggi di Bank of America, che aveva fatto tra 247 gestori, se non ricordo male il numero, era che quest'anno i gestori sono abbastanza positivi rispetto all'anno scorso. Quindi sono abbastanza positivi sulla crescita globale. Cosa che ovviamente è stata piuttosto bassa lo scorso anno, e anche sugli utili, che quest'anno dovrebbero diciamo, raggiungere le doppie cifre. Quindi partiamo oggi con le trimestrali, insomma, in questo periodo con le nuove trimestrali, ci si aspetta che la crescita degli utili sia importante. Ora, quindi, questo che cosa ci dice? Ci dice che sicuramente in termini relativi, come asset class, l'azionario può essere ancora un place to be, cioè dove poter ancora investire in maniera ragionevole. È anche vero che noi, se guardiamo gli ultimi 10 anni, il boost che ha avuto tutto il mercato è stato legato molto all'iniezione di liquidità delle banche centrali. Quindi la Sì. domanda che c'è da farsi alla luce del 2020 è se finirà questa, diciamo, progressione di liquidità nel mercato, cosa che sembra non esserci, quindi Al momento no, vero? potenzialmente, insomma, questo è un pericolo che non abbiamo. Ne abbiamo altre preoccupazioni, come può essere l'incertezza politica negli Stati Uniti, la Brexit, che ancora, insomma, è più chiaro cosa voglia fare Johnson, ma alla fine è un tema, quella dell'incertezza politica. La crescita globale, che comunque rimane un po', come dire, anemica, non particolarmente, diciamo, effervescente, però ecco, quello che possiamo dire è che sicuramente le variazioni sono ritornate un po' ai valori che ci eravamo lasciati nel 2018, quindi all'interno di questi valori sicuramente possiamo trovare quelle aziende, quelle azioni che hanno una crescita potenziale degli utili importante, che giustifica magari valutazioni un po' più care Ok, rispetto a quelle che c'è stata a fine 2019. Sara, ecco, è stato nominato anche, come dire, il ruolo delle banche centrali, perché effettivamente nel 2019 sono state le protagoniste, non ce lo dimentichiamo, insomma, al di là proprio dei temi tipo Brexit o trade war. Parlando del mese di febbraio, quindi partiamo da lì, secondo te saranno protagoniste anche quest'anno? Molti osservatori pensano che comunque le banche centrali continueranno a essere protagoniste anche quest'anno. In realtà probabilmente il loro ruolo sarà diverso da quello dell'anno scorso e interverranno anche altri fattori a movimentare i mercati. Diciamo che febbraio del 2019 era stato un po' il momento di svolta perché la Federal Reserve aveva visto venti contrari sull'economia e questo aveva fatto sì che annunciasse una pausa nelle strette monetarie. Quindi si era partiti con l'idea che il 2019 sarebbe stato un anno di aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, cosa che non è avvenuta. Al contrario, invece, i tassi sono scesi e sono Sì. stati ribassati per 3 volte. Quindi c'è stato questo primo cambiamento che è poi è stato anche uno dei motori, anche successivamente, poi con il primo taglio a luglio, dei tassi americani, di un ottimismo, di una maggior fiducia sui mercati. Maggior fiducia sui mercati. Ecco, Banca Centrale non a caso lei l'ha nominata subito, perché poi quando soprattutto parliamo di investitori, di come gli investitori si pongono nei confronti delle soluzioni di investimento, no? Magari ripartiamo proprio da qui, si chiedono anche, insomma, beh, però è da tempo che il mercato è drogato,
Non mi piace tantissimo questa parola, però è la parola che si usa di più, no? Per Certo. definire il mercato, che in qualche modo è stato guidato proprio dagli interventi di politica monetaria delle banche centrali. L'investitore, è una domanda, chiedo a lei conferma, che si pone, cosa succederà quando le banche centrali non avranno più il ruolo che hanno avuto fino a questo momento? Sì, ahimè ci siamo abituati a questo doping delle banche centrali. La domanda appunto degli investitori professionali è quando finirà questa, diciamo, iniezione di liquidità, come ci si Esatto. comporterà. La risoluzione è abbastanza semplice per noi, che è non trascurare quello che negli ultimi forse 2 anni abbiamo un po' messo da parte, che è il concetto di volatilità. Uno dei 3 elementi su cui lavorare nel 2020 sarà volatilità da un lato, diversificazione, poi magari ragioniamo in che termini. Assolutamente. E seconda cosa, sicuramente generazione di income, quindi generazione di reddito. Partiamo dalla volatilità a cui non si sfugge. Nel 2018 e 2019 le azioni hanno registrato rialzi superiori all'1% in ben 71 giorni a fronte di appena 5 giorni nel 2017. Questo ci dà un po' il barometro di come la volatilità si stia riaffacciando sui mercati. La causa di questa volatilità qual era? Erano i 4 fattori chiave che abbiamo sempre ribadito anche con Sara lo scorso anno. Quindi incertezze politiche, Brexit piuttosto che il governo italiano, piuttosto che guerra, trade war tra la Cina e gli Stati Uniti. Sicuramente la bassa crescita, che è un tema, bassa crescita globale. Quest'anno la crescita globale la rivediamo ancora una volta forse sotto il consensus, però di fatto sono sempre due animali, passatemi il termine, che spingono questa crescita, che sono gli Stati Uniti e la Cina. E chiaramente anche in questo, seppur si sta, diciamo, acquietando un pochettino, perché ha aperto anche fronti, come ben sappiamo, altri fronti ultimamente, il buon Trump negli Stati Uniti, rimane comunque un tema. Sicuramente questi 4 elementi sono da considerare alla luce di questa volatilità che si era affacciata, appunto, come dicevo, nel 2018-2019. Quindi gli investitori cosa devono fare? Devono sicuramente guardare a delle soluzioni di investimento che tengano conto di questo aspetto. Quindi aziende che possano in qualche maniera essere un po' più scevre da condizionamenti politici o elettorali, sicuramente meno sensibili alla crescita economica in termini di sostenibilità degli utili, e quindi sicuramente soluzioni di investimento low volatility, ecco. E in questo noi abbiamo anche... Poi andremo a vedere anche i settori di riferimento, certo. Magari quelli che sono più attrattivi e quelli che rispondono maggiormente a questa richiesta, no? Certo. Però ecco, quindi una prima soluzione, però, come ha detto lei, dottor De Mare, è quella che ha a che fare con la volatilità, insomma, valutare questo. Brexit l'ha nominata nuovamente, perciò andiamo a vedere che cosa potrebbe succedere su Brexit. È ancora un fronte aperto, Sara? È ancora e un fronte quanto, aperto. Insomma? È sicuramente ancora un fronte aperto. Diciamo che marzo dell'anno scorso, fine marzo dell'anno scorso, doveva essere un po' il giorno dell'addio del Regno Unito all'Unione Europea, cosa che non è accaduta. L'anno scorso veramente abbiamo visto tanti colpi di scena, compresa l'uscita di Theresa May e quindi poi successivamente l'insediamento di Boris Johnson. È un tema aperto, forse meno che genera meno incertezza rispetto al passato, ma è aperto. Adesso abbiamo questa attesa per la data del 31 di gennaio, dobbiamo ancora capire effettivamente come ci sarà l'accordo e quant'altro. Quindi quello che probabilmente, quando era partito con il referendum per l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, sembrava molto improbabile, cioè una hard Brexit o quant'altro, nel corso dell'anno scorso è sembrata sempre più probabile, e quindi un po' questi aspetti vanno ancora chiariti e rimane sicuramente quindi una fonte di incertezza. E però sei d'accordo anche tu, credo, l'abbiamo detto prima, che insomma con Boris Johnson dovrebbe esserci quantomeno un posizionamento più netto, sì. Un'accelerata, insomma l'anno scorso hai ricordato tu, insomma, Theresa May che è stata spodestata e insomma, quindi tutto ciò ha rallentato ancora maggiormente l'iter. L'iter, molti, è proprio sull'accordo che ancora la questione è aperta. La strada è tracciata più chiaramente dell'anno scorso con Boris Johnson, però l'aspetto degli accordi va ancora chiarito. Benissimo, usiamo adesso l'altra parola che ha utilizzato lei prima, dopo la volatilità, che è diversificazione. Sappiamo essere una delle parole chiave quando si parla di portafogli di investimento. Cerchiamo di declinarla anche cioè sia per l'obbligazionario, ma altri asset, insomma, a suo parere, quali
quali possono essere i punti di riferimento da questo punto di vista, basandoci proprio sulla diversificazione, che credo in un contesto del genere che abbiamo già profilato sia ancora più importante. Ecco, io stavo dicendo necessaria, poi non so se è, però importante sicuramente. Sicuramente, e dicevo, la volatilità da un lato non si sfugge, quindi bisogna sempre anche declinarla nel concetto di diversificazione, nel senso che nel momento in cui si va a costruire un portafoglio diversificato in termini di esposizione all'equity, il bond e altre asset class, la prima operazione che bisogna fare è cercare di differenziare nell'ambito dell'equity quelle aziende che possono essere più o meno sensibili agli effetti che creano volatilità. Quindi, come dicevo prima, se sono aziende fortemente regolamentate, l'impatto della regolamentazione maggiore può impattare sulla crescita degli utili. Se sono aziende molto legate all'export nella loro, diciamo, fonte di utili e c'è una guerra commerciale tra due grosse potenze, si è impattati maggiormente. Viceversa, anche le aziende che possono essere molto più legate, come dire, a un singolo area geografica, l'esposizione politica di quell'area geografica può impattare chiaramente. Quindi il concetto è cercare di guardare quelle aziende che hanno una diversificazione degli utili più ampia nell'ambito equity, che siano meno sensibili a regolamentazioni da un punto di vista, diciamo, del loro business, e possibilmente meno, come dire, legate a quello che possono essere aspetti di una guerra commerciale, quindi certo, ampia diversificazione. Diciamo che noi siamo abbastanza ottimisti, tutto sommato la situazione secondo noi sta migliorando, preferiamo mantenere una versione abbastanza equilibrata tra rischi e opportunità, e quindi la logica è una soluzione multi-asset che è stata molto in voga negli anni passati, poi, vuol dire, si è perso un po' di amore, ma non tanto perché in generale non ha funzionato questo tipo di strategia, ma per una situazione abbastanza singolare dovuta, come si diceva prima, alle banche centrali. La grossa liquidità nei mercati ha creato una correlazione positiva molto forte al rialzo e al ribasso per le asset class, cosa che tendenzialmente quando non c'è questa anomalia non si verifica, e quindi se l'equity sale il bond scende e viceversa, quindi certo, tendenzialmente bilanciando già queste due asset class una soluzione multi asset fa il suo lavoro. Non l'ha fatto per qualche anno alla luce di un'anomalia legata alle banche centrali. Okay. Siccome questa dovrebbe normalizzarsi, come sì, si è detto prima, cioè il lavoro delle banche centrali deve cambiare, dovrebbe essere, come dire, più attenta a rientrare in un debito e meno stimolo, diciamo, di doping, è chiaro che le soluzioni multi-asset ritorneranno in auge perché finalmente il rischio idiosincratico, che è quello che si cerca, cioè il rischio specifico della single asset class, funzionerà meglio e semplicemente. Quindi, insomma, come dire, riguardiamo le soluzioni multi-asset proprio per questo, perché lo scenario cambierà, giusto per riassumere. Dalla primavera dell'anno scorso arriviamo, se sei d'accordo Sara, quindi prendiamo i tre mesi successivi, arriviamo all'inizio dell'estate, aprile, maggio, giugno. Partiamo ovviamente in aprile, perché nella primavera del 2019 sono aumentate proprio le preoccupazioni per Turchia e Argentina, e quindi mercati con rischio politico. È ancora presente il rischio politico? Il rischio politico è ancora presente, anche il nuovo anno si è aperto con le tensioni tra USA e Iran, quindi insomma è un tema. Quello che è importante dire è che gli episodi relativi alla Turchia e all'Argentina non si sono poi estesi a livello di mercati sugli altri mercati azionari emergenti. I mercati azionari emergenti non hanno avuto contagio, e quindi anche questa asset class nel corso del 2019 ha avuto un buon anno. Sicuramente il tema del rischio politico lo abbiamo visto anche in altri paesi, abbiamo visto le proteste in Cina, abbiamo visto quello che sta succedendo. Beh, diciamo, è stato l'anno delle proteste a livello mondiale, è stato definito proprio così. E le abbiamo visto anche in Europa, perché certo, ricordiamo i gilet gialli, quindi non è certo solo un tema emergente. Certo. Il rischio politico è un tema. Come si diceva prima, le scelte di investimento dovrebbero essere in grado di prescindere da rischio politico, che è spesso di breve termine come impatto sui mercati. Quindi un'analisi è un investitore che ha una prospettiva di investimento di medio-lungo periodo deve essere in grado appunto di staccare quello che è il rumore del momento, anche politico, dal resto. Certo, ecco, come detto, andiamo a vedere anche i prossimi due mesi. Maggio, mese delle elezioni europee, questo ce lo ricorderemo sicuramente, e abbiamo parlato anche, peraltro con entrambi, di questa possibile svolta green dell'Europa, ma c'è già stato o ancora no, Sara? Ma ieri abbiamo avuto poi la discussione del Parlamento europeo proprio su questo nuovo green deal dell'Europa, e sicuramente possiamo dire che ci sono stati degli sviluppi successivamente alle elezioni europee, con la prima dichiarazione dell'emergenza climatica,
anche in questo caso i movimenti comunque dei Greta Thunberg e dei ragazzi hanno fatto molto rumore, quindi hanno portato all'attenzione questa tematica qui. L'Europa sta già lavorando su un piano per la finanza sostenibile, per l'attuazione di quel piano, con alcuni step, diciamo, che sono più avanzati, altri meno. Quindi diciamo che c'è anche questo tema di come gestire questa transizione verso un'economia sostenibile per evitare i riflessi che potrebbero esserci in termini occupazionali, ad esempio per quelle industrie che in qualche modo saranno penalizzate perché molto inquinanti. Ed è questo uno dei temi fondamentali per poter veramente far decollare un progetto di economia sostenibile, cioè evitare appunto che poi ci siano delle esternalità con perdite appunto di posti di lavoro non ricollocabili, cioè bisogna anche lavorare sulla transizione. Allora, vediamo anche giugno, poi torniamo sui temi, così almeno ci proiettiamo, a partire proprio da quelli green, perché ripeto, ne abbiamo parlato spesso proprio con voi nell'appuntamento di Market Star. Oggi, giorno X, questa firma, insomma, lo diciamo con un sorriso, ma perché appunto è stato un tema dominante del 2019 tra America e Cina, e se torniamo a giugno dell'anno scorso, il 28 e 29, si è tenuto ad Osaka il G20, proprio con l'incontro tra il presidente americano e quello cinese. Allora, ovviamente i mercati sono stati con il pensiero sempre puntato lì, adesso possono tranquillizzarsi finalmente, fermo restando che fino a che l'iter non verrà poi condotto fino alla fine non possiamo stare tranquilli, ma un pochino di più sì, Sara? Un pochettino di più sì, appunto oggi è il giorno X, lo vedremo, è atteso questa prima firma di accordo relativo proprio alla guerra commerciale. A dicembre ci sono stati già dei segnali distensivi quando non sono scattati i temuti nuovi dazi. Però anche l'anno scorso abbiamo visto tanti colpi di scena, diciamo che gli Stati Uniti saranno comunque un'area da tenere sotto osservazione, ricordiamo che quest'anno è anche l'anno delle presidenziali, per cui sono tante le tematiche riguardanti gli Stati Uniti, la guerra dei dazi tra USA e Cina potrebbe trovare una pausa e quindi andare verso la distensione, però non possiamo dimenticare che altri fronti potrebbero aprirsi dal punto di vista delle tensioni commerciali internazionali, quindi è un tema anche quest'anno. È un tema anche quest'anno. Allora, settori e temi più interessanti, quelli di riferimento, parlavamo prima delle soluzioni di investimento per il 2020, avete circoscritto un po' degli ambiti ai quali rivolgersi con particolare attenzione, dottor De Mare? Sì, sicuramente dei temi che sono, diciamo, più di lungo periodo e dove i fondamentali potranno maggiormente fare, come dire, da padrone rispetto a quelle che sono le incertezze che abbiamo descritto prima e quindi al discorso di volatilità di cui si accennava. Nell'ambito healthcare, che è un tema, anche alla luce di quello che diceva prima Sara sulle elezioni presidenziali, è un tema che ritornerà nell'ambito, diciamo, dell'erraticità di questo segmento, perché come ben sappiamo la politica della sanità per tutti non è seguito ovviamente da Trump, e quindi il suo, come dire, ritorno per un nuovo mandato potrebbe mettere ancora sotto pressione questo settore, viceversa una sua fuoriuscita, magari più verso i democratici, potrebbe rilanciare chiaramente le società farmaceutiche, comunque il settore in particolare. La verità è che bisognerebbe, come dicevo prima, nell'ambito di questi settori che anche possono essere sottoposti a volatilità, trovare delle storie interessanti che sono più di lungo periodo. Alcune di queste possono essere quelle relative al tracciare il genoma umano, per esempio, nell'ambito del settore farmaceutico o della biotecnologia, o tutta la robotica legata anche agli impianti e alla chirurgia in particolare. Quindi, diciamo, dei temi settoriali specifici, così come in ambito tecnologico, guardando l'altro tema molto più importante, siccome è stato un driver di crescita dei mercati azionari molto importante, soprattutto delle large cap americane, è chiaro che anche in questo segmento bisogna andare a guardare quali possono essere i temi un po' meno sensibili ai elementi di incertezza di cui dicevo prima, e sicuramente in questo senso tutto quello che va a lavorare sulla cloud o comunque sui servizi, diciamo, di storage possono essere dei temi su cui andare a lavorare, o anche i semiconduttori. Più li rendiamo piccoli, visto che stiamo sempre più muovendoci verso diciamo, l'utilità di questi strumenti nella vita di tutti i giorni, chiaramente semiconduttori molto più efficienti, piccoli e utilizzati nei vari strumenti che noi utilizziamo saranno un tema di... Sul green, il 2020 anno della svolta, secondo lei, dottor De Mare? Il green credo che sia un tema sicuramente epocale, nel senso che ormai non c'è più
nessun tipo di società che non si sia riposizionando su questi temi. Ok, certo. E quindi gioco forza. C'è più la consapevolezza. C'è più consapevolezza, un po' si coglie chiaramente l'esigenza, ma al di là del fatto, come sempre detto magari nelle trasmissioni precedenti, il concetto di essere, come dire, crederci o convenienza, la verità è che riduce i rischi. Nel momento in cui tu guardi un'azienda da un punto di vista fondamentale, questa azienda rispetta i criteri ESG, è chiaro che tu riduci il rischio che porti in portafoglio. Certo. Sara, dobbiamo essere bravissime, quindi lascio a te la parola, a ripercorrere i mesi dell'anno che ci rimangono. Arriviamo proprio a fare un bilancio da luglio, siamo arrivati lì proprio a fine anno. Che cos'è successo a luglio? Partiamo proprio dalla Federal Reserve che taglia i tassi di 25 punti base, quindi la reazione automaticamente del mercato obbligazionario. È il primo taglio dal 2008, quindi dal 2008, dalla crisi finanziaria del 2008. E cosa succede? La curva dei rendimenti dei titoli statunitensi si inverte. Questo fa un po' temere perché può essere un segnale di recessione che non ci sarà, la Fed taglierà ancora i tassi e i mercati continueranno a salire. Cosa succede dopo, il mese dopo? La crisi politica in Italia, ce lo ricordiamo, vai! E ce lo ricordiamo anche perché qui a sorpresa, insomma, crisi politica in Italia, situazione appunto di volatilità sul mercato italiano, che però anche in questo caso rientra molto velocemente quando si forma il nuovo governo. Diciamo che anche in questo caso sull'Italia abbiamo finito l'anno molto più ottimisti di quanto fossimo ad agosto e comunque durante il periodo delle tensioni e della crisi. Dal nostro punto di vista l'agenzia di BRS Morningstar ha confermato a fine anno il rating sull'Italia, ha notato che comunque aspetti positivi erano il miglioramento della qualità del credito delle banche, sì, e una più moderata politica fiscale. Questo ha fatto molto e quindi insomma anche da questo punto di vista per Piazza Affari è stato un buon anno. Esatto. Poi il greggio, che è tornato protagonista peraltro proprio inizio anno, che è schizzato dopo gli incendi ai pozzi petroliferi. E poi ci aggiungo anche, così lascio la parola a te, il passaggio di consegna alla Banca Centrale a ottobre da Draghi a Lagarde. Settembre appunto abbiamo questa fiammata dei prezzi del greggio che poi si spegne. Diciamo che le abbiamo rivisto anche nei primi giorni di gennaio, queste fiammate del prezzo del greggio. Va osservato che rispetto al passato un po' le cose sono cambiate con lo shale gas americano, che fa sì che in qualche modo non ci siano più quei picchi che avevamo forse prima del 2014. Quindi il prezzo del petrolio può essere un tema, ma è un tema probabilmente che è molto più controllato rispetto al passato. Ottobre, come abbiamo detto, la Banca Centrale, c'è il passaggio da Mario Draghi a Christine Lagarde, all'insegna possiamo dire della continuità sicuramente da questo, sì, punto di vista. Probabilmente e quell'ultimo messaggio sulle politiche fiscali necessarie che ha lasciato Mario Draghi lo porterà avanti Christine Lagarde nei prossimi anni, e quindi a cominciare da questo. Allora, 2020, per andare a conclusione proprio totale, è l'anno anche delle presidenziali americane. Allora, come muoversi nel mercato americano? Ovviamente ripercorriamo il mese di novembre del 2019, quando Wall Street aveva raggiunto nuovi record, peraltro li sta continuando a raggiungere, quindi insomma il mercato americano continua a sorprenderci. Sì, diciamo che novembre apre un tema che poi noi come Morningstar abbiamo deciso poi anche di lasciare come messaggio di fine anno. Sostanzialmente è vero, la borsa americana tocca nuovi record, l'economia reale non segue però questa crescita, e teniamo conto che comunque le valutazioni in America sono effettivamente elevate e più elevate del resto del mondo se guardiamo rispetto appunto ai fondamentali delle aziende. L'S&P 500 ha sovraperformato i mercati sviluppati del 200% nell'ultimo decennio, quindi questo è un dato sicuramente da considerare. Dicevo, il tema finale è proprio performance dei mercati finanziari, economia, perché dal punto di vista l'economia reale non ha seguito il trend dei mercati, e non solo, sta anche aumentando
aumentando il divario tra persone che sono molto benestanti, esatto, ricche, e persone invece che non sono, classi sociali in difficoltà. Questo è un tema che ha creato dei disordini, pensiamo ai gilet gialli in Francia, e quindi è un tema anche di tensioni sociali che può potenzialmente avere un impatto anche sui mercati, ma soprattutto diciamo che è un tema che fa riflettere, perché quello che è il primo obiettivo di sviluppo sostenibile dell'ONU, cioè no povertà entro il 2030, esatto, è un obiettivo sempre più lontano. Esatto, infatti voi di Morningstar avete proprio, diciamo così, chiuso il 2019 e aperto il 2020 lanciando un monito sulle queste crescenti disuguaglianze sociali, quindi è la motivazione che ci hai appena dato, insomma, del la perché. Motivazione, esattamente. Allora, dottor De Mare, la conclusione anche da parte sua, abbiamo già, insomma, ripercorso quelli che sono i punti di riferimento, però l'ultimo consiglio che si sente di dare a chi ci segue, agli investitori. All'inizio citavo tre elementi da considerare: volatilità, l'abbiamo detto, diversificazione dall'altro, sicuramente income, quindi generazione di reddito, infatti, che rimane l'elemento che può, come diciamo, integrare anche il salario, le pensioni degli investitori, perché diciamo, l'effetto mercato, il cosiddetto capital appreciation, sarà più volatile. Probabilmente cercare di aziende che hanno alto dividendo da un lato, oppure emerging market in hard currency, piuttosto che investment grade o diversificazione anche su alcuni collateralizzati, può generare un reddito, una soluzione multi-asset preferibilmente, che può integrare appunto le soluzioni di risparmio dei nostri clienti, dei nostri investitori. Va bene, la puntata sarà disponibile anche su tutti i nostri canali, così se avete perso qualche suggerimento, consiglio o anche qualche parte del bilancio potete rivederla. Grazie a Sara Silano, Morningstar Italy, ci rivediamo il prossimo mese sempre con Market Star. Naturalmente ritroveremo anche molto presto Giovanni De Mare, Allianz Bernstein. Grazie per questi spunti. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo in diretta.